Benvenuti a tutte e a tutti sul canale, un nuovo video. In questo video vi voglio parlare di come risparmiare un po' di soldini nella vita di tutti i giorni. Mi aggancio a questo discorso con il video come si vive con un solo stipendio che vi lascio qua sopra nella scheda informazioni. Appunto perché chi mi segue sta coperto il lavoro a giugno, anche se adesso è ufficiale a ottobre, inizierò nello studio dentistico di cui già vi parlavo e inizio a ottobre per una serie di cavilli burocratici eccetera che comunque non so spiegarvi, ma abbiamo definito la data di inizio appunto tirocinio, che però farò solo per 2 mesi per fortuna e poi passerò a un determinato, speriamo, ecco, nel senso che vada tutto come deve andare e non ci siano cambiamenti in corso d'opera. Comunque, detto questo, volevo appunto fare un video su come risparmiare un po' di soldini, e questo non lo faccio solo per chi ha un solo stipendio o uno stipendio basso, ma secondo me in generale è una cosa sicuramente importante che fa comunque piacere a tutti, ecco. Vi dico innanzitutto come faccio io, quindi io vi dico come mi comporto e quindi se vi fa piacere seguire i miei consigli, comunque come faccio io, che sicuramente lo farete anche voi, sono molto contenta. Allora, innanzitutto guardiamo le piccole cose nel senso, ad esempio, quando noi ci laviamo i denti o il viso al mattino o comunque utilizziamo l'acqua, teniamo il rubinetto chiuso finché non dobbiamo sciacquarci, quindi una volta che noi ci andiamo a lavare i denti, tanti ad esempio tengono l'acqua aperta fino alla fine, non capisco perché è uno spreco d'acqua eccessivo. Intanto è uno spreco per l'ambiente, perché comunque sprechiamo acqua e specialmente in estate, in certi periodi di siccità, di acqua ce n'è sempre molto bisogno. E poi comunque aumenta naturalmente l'amministrazione, perché comunque l'acqua la paghiamo nell'amministrazione, quindi se noi utilizziamo acqua a caso andremo comunque a pagarla e quindi non ha molto senso la cosa, appunto, sia per i nostri soldini che per l'ambiente. Quindi mi raccomando, molto importante quando vi lavate i denti o il viso, insaponatevi o lavatevi e dopodiché quando avete finito vi sciacquate, così almeno lo spreco d'acqua è ridotto al minimo. E quindi questa è una cosa che io faccio sempre, stessa cosa anche quando sono sotto la doccia. Io entro, prima di tutto mi bagno con l'acqua appunto per inumidirmi la pelle, poi passo a passare il bagno a schiuma, poi sciacquo i capelli con l'acqua, chiudo l'acqua, insapono e poi riapro per risciacquare, in modo che appunto non ci sia uno spreco continuo di acqua, che magari state sotto la doccia anche 10-15 minuti e quindi proprio l'acqua viene sprecata inutilmente, ecco. Perché secondo me una volta che poi dovete sciacquarvi, va bene, non è il caso di tenerla aperta sempre. E quindi questo è già una cosa secondo me molto importante. Poi per quanto riguarda la spesa di casa, fate una pianificazione. Ora, io non sono di quelle ancora che riesce a pianificare settimanalmente o mensilmente la spesa. Però cosa faccio? Quando devo andare a fare la spesa, se non ho il volantino di un supermercato, che per posta arrivano sempre vari volantini di offerte, ho scaricato un'app molto utile che si chiama Dove Conviene, dove voi inserite il cap della vostra città, della vostra zona di residenza e su varie voci potete consultare i volantini di offerte che possono essere in ambito casa e cura del corpo, quindi ad esempio per soppa con sapone e tigotà, o ad esempio appunto supermercati, quindi vedrete tutte le offerte dei vari supermercati vicini nella vostra zona. E io appunto faccio così e la trovo una cosa molto molto utile, perché magari a volte i volantini non mi arrivano o, dato che sono magari nelle cassette della pubblicità in comune, qualcuno ne prende 2 o 3 e non li trovate. E secondo me questa app è molto molto utile appunto perché ci consente di vedere vicino a noi i supermercati che applicano delle offerte e anche su quali prodotti, in modo che possiamo poi tirare giù una lista e andare a comprare quello che ci serve in offerta. Quindi la trovo una cosa molto molto utile. Altra cosa da fare quando siete in casa è non accendere tutte le luci, nel senso, se voi siete ad esempio in cucina, non ha senso che voi tenete accesa una luce per esempio in camera o in bagno dove non c'è nessuno, e quindi si ha uno spreco di luce che appunto danneggia sia l'ambiente che la bolletta, perché se noi teniamo 3 stanze accese di cui ne stiamo utilizzando solamente una, non ha molto senso. Invece purtroppo vedo, andando spesso anche a casa magari di altre persone, che questo succede,
la trovo uno spreco economico, quindi tenete la luce accesa solamente dove voi siete presenti. Quindi io in questo caso adesso sono in sala a girare i video, ho la mia luce accesa per girare il video, quindi non ho le luci accese in tutta la casa, anche perché voi comunque non le vedreste, quindi non avrebbe senso. Quindi questo è un altro consiglio, un'altra cosa che io faccio: accendo la luce solo dove sono presente. Poi, per quanto riguarda l'utilizzo della lavatrice, a parte prima che ho dovuto farla per necessità, se posso la faccio dopo le 19 di sera, idem la lavastoviglie. Perché? Perché ad esempio il mio contratto di elettricità, il mio contratto con Enel, prevede che dopo le ore 19, dalle ore 19 alle ore 7 del mattino, se non mi ricordo male, praticamente si ha un risparmio sulla corrente elettrica, quindi non sull'acqua, perché la lavatrice utilizza l'acqua che deve utilizzare, ma sulla corrente elettrica. Quindi io, almeno che appunto non ho necessità di farla in un orario determinato perché mi serve farla, faccio sempre la lavatrice e la lavastoviglie la sera dopo le 19, in modo tale appunto che ho un risparmio sull'energia e quindi sulla bolletta. Quindi anche questa è una piccola cosa da valutare, quindi andate a controllare sul vostro contratto con il vostro fornitore di elettricità se avete questa opzione, o se no, se non l'avete, chiamate, informatevi, perché secondo me è molto molto utile. Stessa cosa per quanto riguarda il riscaldamento, nel senso che se io non sono a casa, o il condizionamento, se io non sono a casa non tengo il condizionatore acceso o il riscaldamento acceso, perché tanto non ne usufruisce nessuno, perché io non ci sono e quindi il caldo o il fresco non lo prendo. Quindi cosa faccio appena arrivo a casa? Accendo il riscaldamento. Io da me ho il riscaldamento centralizzato alle valvole, che ho una bella fortuna, perché comunque le valvole te le gestisci. Io cosa faccio? Quando sono in casa le tengo al massimo, quando devo uscire nelle stanze principali la tengo magari, si va dall'1 al 5, le tengo magari a 2 o a 3, e nelle stanze dove magari non si va quasi mai o si va meno le spengo e poi le accendo appena arrivo a casa, in modo che comunque nell'amministrazione avrò anche lì un costo adeguato al consumo. Scusate, è calata la luce fuori. E non avrò sprechi. La stessa cosa al condizionatore d'estate: noi utilizziamo il deumidificatore e lo attacchiamo una volta che entriamo in casa, magari per i primi 10 minuti teniamo la temperatura più bassa in modo da far subito fresco, e poi lo alziamo naturalmente se no ci prendiamo un malanno o ci viene una bella cervicale. Però non lo teniamo acceso quando non siamo in casa, perché non ha molto senso, cosa che invece in tanti fanno per trovarsi la casa fresca rientro. Può essere una cosa vera e anche utile, ma a livello economico no, quindi questo. Altra cosa che faccio è cercare di creare un budget mensile, nel senso, tolte le spese grosse, quindi il mutuo, le bollette, cerco di darmi un budget per la spesa, in modo che so che io quel mese, ad esempio, mi sono data 300 euro massimi di spesa e so che sono quelli. Se poi li sforo devo controllare, però comunque cerco di darmi sempre un budget. Questo fa sì appunto che se voi avete un budget cercate di starci dentro. E questo come si può fare? Con delle buste. Semplicemente prelevate, ipotesi appunto, 300 euro dal vostro conto corrente, li mettete a casa in una bustina e voi quando dovete andare a fare la spesa utilizzate quelli, così vi sapete regolare. Perché purtroppo pagare col bancomat a volte ci frega un po', perché dici: ma sì, ho il bancomat, e si fa sempre più spesa e si spende sempre di più di quanto si dovrebbe spendere. Quindi questo secondo me è una cosa molto utile appunto, e io la faccio: prelevo la quantità che mi sono impostata in quel mese e la metto via. Se poi mi avanza, molto meglio, però comunque cerco di stare in quella cifra. E altra cosa appunto che faccio per risparmiare, ad esempio, è quella di non so come spiegarvi appunto, avete già visto dei video per la casa che utilizzo tante volte, prodotti naturali quali aceto e bicarbonato, perché comunque sono efficaci, sono naturali e costano poco. Io utilizzo anche detersivi, detergenti, infatti comunque vedrete altri video di prodotti finiti per la casa che mi piacciono, ma se in quel momento non ce l'ho e non ho la possibilità di andarlo a comprare nell'immediato, cerco di utilizzare comunque prodotti che ho in casa, quindi cerco di far girare le cose che ho in casa appunto. E quindi questi sono tutti i metodi che io utilizzo proprio per risparmiare, non solo se siamo sullo stipendio, ma in generale, perché comunque risparmiare vuole anche dire evitare sprechi appunto di corrente, di acqua, eccetera, che non sono magari
definiti dal fatto che avete uno stipendio solo o uno stipendio basso, ma dal fatto anche di un po' di etica e di buon senso, ecco, perché comunque sprecare acqua sapendo che spesse volte addirittura viene razionata e ridotta, specialmente in certe regioni come la Sicilia, dove magari d'estate fa tanto caldo, c'è tanta siccità, non mi sembra il caso di sprecarla. Quindi queste sono le cose che io faccio. Inoltre mi sono imposta in questo periodo di utilizzare, consumare e finire tutti i rossetti che ho prima di acquistarne uno nuovo, o perlomeno devo finirne due per acquistarne uno, perché ne ho veramente un po', come avete visto nel mio video collezione di rossetti che vi lascio qua sotto, e non voglio comprarne altri perché poi alla fine rimangono lì, questi vengono vecchi eccetera. Quindi sto cercando di fare appunto di finire dei prodotti per poterne comprare di nuovi e non averne sempre di più in casa, che poi non si vanno più a utilizzare, perché il prodotto nuovo usi quello nuovo e lasci il vecchio indietro. Quindi sto cercando di fare anche questo. E quindi niente, queste sono le cose che io faccio per risparmiare. Spero che vi sia stato utile il video. Fatemi sapere nei commenti come fate, se anche voi fate più o meno come me, o se c'è qualcosa che mi consigliate di fare. E niente, spero che appunto il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti o iscritti, attivare la campanellina e mettere un bel like a questo video. E niente, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e un grosso bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!